sono stanchissimo. Sto facendo una maratona di video registrati incredibile. Ed è per questo che vi chiedo di apprezzare il mio sforzo e di raggiungere immediatamente 6.000 like per un prossimo video della carriera entro solamente 2 giorni. Fatelo, 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 perché serve assolutamente il vostro aiuto per andare avanti in questa serie che sta veramente diventando la più seguita in assoluto per tutto il mio canale da sempre. Passate anche qui sotto in descrizione tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali dei Brailless, iscrivetevi dappertutto. Oggi c'è il Bologna, dobbiamo però simularlo perché dobbiamo assolutamente finire la carriera entro tempi stretti, quindi ancora una volta oggi gioca alle riserve. Anche vero che l'altra volta ci è costato tanto perché Donnarumma per un mese e un po' sarà fuori. Speriamo che questa volta possa andare tutto bene, perché con gli infortuni, soprattutto in difesa, soprattutto dietro, non siamo andati proprio benissimo quest'anno. Comunque anche la squadra delle riserve è una squadra che in Serie A potrebbe fare benissimo. Forse il Sassuolo che usava l'anno scorso era addirittura più scarso di questa squadra, non ci posso credere! Iniziamo malissimo. Verdi e Crazy portano il Bologna sul 2-0. Abbiamo perso 3 punti sull'Inter. Veramente le simulazioni mi stanno dando molto, molto, molto da fare, molto sui nervi. Anche vero che in questo modo riusciamo ad avere un campionato molto più combattuto fino all'ultimo, però insomma ragazzi. Fatto sta che adesso ci saranno 2 partite molto difficili, una con il Milan e una con la Roma, per recuperare la Serie A, per recuperare i punti persi con il Bologna, per finalmente abbattere l'Inter. Con il Milan poi abbiamo un conto aperto, perché all'andata ci hanno battuto con il gol di Buonaventura e quindi dobbiamo assolutamente recuperare anche quei 3 punti. E questa volta alla Juventus Stadium sono sicuro che faremo assolutamente meglio. Almeno, se devo perdere i punti, spero di perderli giocando io, non che me li faccia perdere il computer contro il Bologna. Marziale e Ronaldo, la coppia d'attaccanti, con Dybala dietro, che fa sognare tutti i tifosi e tutti i non tifosi della Juve, perché fra di voi non siete mica tutti juventini. Mamma mia, Gustavo Apollonio, se sei brutto. Dybala, dentro per Renato Sanchez, chiedono 2 a Marziale. Attenzione perché Marziale può darglielo finalmente. Eccolo Renato Sanchez in aria, il tiro, la parata del portiere, Marziale. Subito pericoloso, Renatone, che è il nostro uomo in più, non solo a centrocampo, a tutto campo. Saponara può battere i calci d'angoli veramente molto, molto interessanti. Dobbiamo coprire bene. Guardate che bella palla, come va via bene. La palla che è lì a porta vuota. Mamma mia, Audero cosa ha salvato su Dovan Zapata. Sembrava il gol di Muntari. Zapata, capitano del Milan, tra l'altro, che ha avuto l'occasione per portarsi in vantaggio. Ancora angolo. Questo non va bene. Stiamo subendo un po' troppo dopo un bel avvio, dopo una bella occasione nostra. Stiamo subendo il Milan. Renato Sanchez, ancora Martial. Sbaglia l'appoggio. Ronaldo in angolo. Attenzione, Bonaventura. Anzi, no, è Saponara. Audero. Niente, a quanto pare giocano solo loro. Non riusciamo ad uscire. Audero, grazie per averla recuperata. E poi dentro per Dybala, che è il più basso di tutti, ma può far salire i compagni. Ecco qua Martial, allunga per Dybala. Ancora una volta è lui, il più avanzato. Il contropiede è perfetto per Cristiano Ronaldo, che può tenere botta contro Dybala Zapata. Si può girare Ronaldo, gliela porta via Vangioni. Gli argentini Numilaion e lei danno fastidio. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto fino adesso. Dobbiamo assolutamente ripristinare le gerarchie, fargli capire che allo Juventus Stadium comandiamo noi e non possono venire a fare quello che vogliono. Ronaldo dentro per Dybala, ancora Dybala, allarga su Nainggolan, che da lì può provare il tiro fuori. Non sarà facile portare a casa i 3 punti in casa nostra, ragazzi, tra l'altro. Veramente, il Milan ci sta facendo la partita in casa nostra. Non si era forse mai visto allo Stadium una squadra dominare in questo modo. Ma Dybala riesce a servire Martial, che va in area. Attenzione, Martial si può centrare e glielo portano via, lo portano fuori. Dybala, largo per Vidal e poi largo da Ronaldo, che prova, non riesce a dare la palla di prima. Veramente, questa partita è maledetta. Avevo schiacciato il pulsante e non gliel'ha data. Adesso Bonaventura può andare via Bellierini in velocità. Bonaventura, ci credete? La palla dentro per Alexandro e ci arriva ancora il Milan. Siamo in balia dei rossoneri, siamo inermi di fronte a tutta questa strapotenza, di questa velocità di gioco, questa velocità di esecuzione. Non riesco a capire perché non riusciamo a fare niente. Bellerin tra l'altro la lascia lì e perdiamo palla. Non si muovono, non fanno movimento, nessuno che prova ad andare a prendere il pallone se non Martial, e lo serviamo sulla corsa. Ancora Martial, questa volta passa su Zapata. Ancora Martial, sempre lui in possesso, la dà Dybala. Vidal la recupera. Dai ragazzi, dobbiamo cambiare assolutamente il registro della gara. Dybala dentro così, riesce a darla a Ronaldo, che si riesce a girare per Nainggolan, che è in area, la palla è di Dybala, la recupera Johnson. Ronaldo è rimasto per terra, Dybala, si è rialzato Ronaldo, eccolo qua, servito subito, Cristiano Ronaldo chiede l'1-2 a Paolo Dybala e poi se ne va perché c'è un varco per Nainggolan che si può appoggiare, dietro per Martial che prova a tirare, calcio d'angolo, no, niente. Sembra tornato il Ronaldo prima del mercato, quello che ancora non aveva fatto quei 4 gol in una partita, quello che stavamo per dar via ma che poi è rimasto solamente perché contro il Chievo sembrava rinato. Ronaldo dentro per Martial, ancora una volta Martial che vuole andare via, Ronaldo gli pesta i piedi, gli fa il movimento sbagliato. Dybala, vai a fare il centravanti, perché dietro le punte entra proprio Marco Piazza.
Martial riesce a servire Dybala e poi se ne va Martial. Questo è un bellissimo corridoio per lui. Ronaldo non arriva mai primo sul pallone. Tutte le volte che gliela passo è una palla persa. Scusa, scusa, volevo fermare l'azione per fare il cambio. Kanté tocca subito il suo primo pallone. C'è Nainggolan dentro per Piazza. Lo tocca anche lui. Mamma mia, c'era Dybala libero. Lo serve Alexandro il tiro. Mamma mia, cosa succede? Cosa succede? Dybala si appoggia a Martial. Attenzione perché Piazza si butta dentro. Proviamo a servirlo. Ancora Marco Piazza, che sta facendo sicuramente meglio di Cristiano Ronaldo. La palla per Dybala. La palla che non passa per Martial. Dybala in possesso della palla in aria. Vada Martial. Prova la fucilata! E la trova! Si addormenta Lemos, gliela ruba Dybala e l'86esimo fa impazzire l'Juventus Stadium. Anthony Martial che esulta come Platini. Tanto sono francesi entrambi, tanto la maglia la Juventus entrambi. Ma giocare con Dybala ti semplifica estremamente la vita. Ma che gol ha fatto! Guardate Lemos, che cosa diavolo fa! Gliela ruba Dybala, la dà a Martial che non ci pensa due volte, la stoppa e tira la fucilata. Questa volta Diego Lopez non ci può arrivare. Una partita dominata dai rossoneri, una partita che adesso sta vincendo la Juventus 1-0. Basterà solamente stare qui con la testa e difendere il risultato. Mister, puoi esultare di gioia perché non te la meriti, ma quando porti a casa queste partite vuol dire che la squadra è fortissima. Primo gol in Serie A, aveva fatto gol solo in Coppa. E adesso sembra il Milan la squadra spenta. Nainggolan dentro per Piazza che si appoggia ancora una volta. Il Milan la recupera, Nainggolan prova ad andare a prendersela e Nainggolan non riesce a recuperarla su Buonaventura. Può andare Jack, attenzione c'è Luis Adriano che prova a cercare una delle ultime occasioni per il Milan. Luis Adriano il tiro! Fuori! Dai arbitro, fischiamo la fine di questa partita per favore, che mi servono i tre punti. Ancora Piazza dentro per Martial che andava probabilmente a fare il 2-0 indisturbato insieme a Paolo Dybala che poteva seguire per il classico gol della M, quello di FIFA. Vanno a esultare insieme i due giovani fenomeni e insieme a Piazza che ha fatto sicuramente meglio di Ronaldo. Bertolacci, mi dispiace. Oh, l'Inter non molla e rimane sempre lì a un punto. L'Udinese terza invece mi fa sorridere. E adesso c'è la Roma però e non dobbiamo assolutamente scherzarci sopra perché la Roma è lì. Sta facendo un recupero incredibile in campionato. La Roma potrebbe veramente tornare in corsa. E noi non possiamo permettere che questo accada. E quindi dobbiamo giocare ancora una volta con i titolari. Cristiano Ronaldo parte ancora una volta titolare, ma vedi di fare meglio dell'ultima gara. Ancora Dybala, dentro per Martial e poi Ronaldo che dà la palla Dybala, attenzione in area, Paolo Dybala e la Dybala Mask, attenzione, prima col destro, poi col sinistro, prima col destro, poi col sinistro, prima col destro, poi con il sinistro, Paolo Dybala, queste palle non le sbaglia e per fortuna l'assist è stato di Cristiano Ronaldo, il che vuol dire che forse con la testa in questa partita è già pronto. Dybala, Martial, Ronaldo, Ronaldo, Dybala e Dybala concretizza con il mancino, la mette lì, il gol, classico gol, tocco sotto da Biliardo nell'angolino e Alisson può solamente guardare. Vidal dentro così, ancora per Paolo Dybala. Ronaldo può tagliare, può portarsi via l'uomo. Eccolo qua Cristiano Ronaldo che è da solo. Può andare, può avanzare. Ancora una volta Ronaldo che frena. Entra in area Ronaldo, si vuole appoggiare ma è troppo lento, ve l'ho detto. L'Inter come fa a essere prima in questo momento se anche noi stiamo vincendo? Ah, probabilmente ha già giocato e ha già vinto. Quindi Bellerin, vedi di fare gol! Perché ci servono questi tre punti? E se fa gol anche Hector Bellerin da quella posizione in cui era impossibile praticamente segnare. Un gol alla Maicon, un gol alla Dani Alves. Ronaldo, vediamolo, eccolo qua, che serve ancora una volta il compagno e quindi è il doppio assist di CR7. Se non fa gol e fa gli assist, sono contento lo stesso. Quando la palla passa sotto le gambe del difensore c'è poco da fare, ma non era un angolo facile da trovare. Mamma mia Bellerin, Dybala. Ok, subito così per Cristiano Ronaldo che va a cercare Martial. Con la punta Ronaldo è riuscito a servirlo e Martial dà una splendida palla a Dybala che vuole andare a cercare la doppietta. È entrato in area, ce l'ha sul mancino Dybala, che gol ha fatto! È il 3-0 la Roma con la Dybala Mask e il 5 con Martial. Abbiamo trovato un'intesa tra questi due dopo il gol al Milan che è spettacolare, ma ha spaccato la porta! L'ha messa nel set opposto con una fucilata all'Olimpico di Roma. È solamente il primo tempo. Questa squadra fa schifo è devastante in questo modo. Settimo gol per Paolo. Dybala dentro per Ronaldo che è partito. Attenzione perché Ronaldo non ha più la forza e la velocità per strappare, ma Dybala lo serve lo stesso e prova ad andare dietro la difesa. Questo è... vabbè, questo è fallo. Ah, addirittura è calcio di rigore? Era in area, quindi Dybala può andare per la tripletta personale. Dybala che è partito! E con il mancino in sacca. E c'è la terza Dybala Mask dell'episodio. Dybala fa la tripletta. La sua prima tripletta nella mia carriera. Non la prima tripletta con la Juve perché quella l'ha fatta contro il Genoa.
contro il Genoa e contro il Sassuolo, dato che questo episodio è stato registrato veramente poche ore prima. È stato registrato il sabato sera e la domenica a pranzo Dybala ha eseguito la seconda tripletta con la maglia della Juventus davanti ai miei occhi. La punizione che ha portato la Juve sul 3-1 l'ha battuta proprio di fronte a me, a pochissimi metri da me. Quindi possiamo dire che ho portato fortuna a Paolo Dybala. Qualche settimana fa, ma Paolo Dybala è stato freddissimo e ci parte sul 4-0 ed è solamente il primo tempo. El Shaarawy dalla bandierina la mette fuori per Dybala, che fa ripartire Martial. Martial la va a riprendere, quel brutta Roma, e intanto Nainggolan si è fatto male, perché quando sei 4-0 in vantaggio in trasferta a fine primo tempo vuol dire che l'altra squadra qualcosa di male l'ha fatto. Martial per il 5-0. Kanté, largo da Vidal, attenzione perché Ronaldo scatta, la difesa della Roma è salita, la palla che arriva invece alla Martial, ancora Martial, e forse è meglio averla data lui, ancora, vuole andare da Dybala sul secondo palo, no, c'è Renato Sanchez, dov'è Dybala che voglio fargli fare 4 gol? E finisce qua la partita, una splendida Juve all'Olimpico, distrugge la Roma, gli dà una lezione di calcio, c'è tantissimo tifo bianconero, Mandzukic e Ronaldo che si abbracciano, bella questa immagine. Paolo Dybala va a prendere il pallone con la tuta perché era già sceso, 3 tiri e 3 gol per Paolo. Attenzione perché Thiago Silva è guarito e quindi finalmente possiamo riprenderlo in panchina, ma chi è che si è fatto male? Nainggolan 3 settimane, basta farvi male. Per fortuna che abbiamo comprato anche Pellegrini nel mercato invernale, così Kanté può finalmente andare a fare il titolare e Pellegrini diventa la riserva. Possiamo avanzare? Si riposano un attimo i ragazzi, perché adesso c'è il Frosinone, giocheranno le riserve e sarà una partita da simulare. Tra l'altro sia Chiellini che Marchisio stanno veramente vedendo calare il loro overall in maniera quasi imbarazzante. Dato che prima questo tridente non ha funzionato con il rombo, proviamo la 4-3-3 che dovrebbe essere molto meglio. Simuliamo la partita con il Frosinone e poniamo fine a questo episodio sperando che tutto vada bene, di fare i 3 punti e di non avere infortuni. Juventus-Frosinone, Juventus Stadium 3-1, doppietta di Piazza e gol di Mattiello. E c'è il Benfica, ragazzi, saranno loro i nostri avversari in Champions League, ma noi dobbiamo assolutamente passare il turno. Ma come al solito non sarà in questo episodio, sarà nel prossimo. 6.000 like, ragazzi, 6.000, mi piace, andate subito a metterne uno e ve lo porto entro 2 giorni, perché so quanto vi piace e so che non aspettate altro che un mio upload. Ragazzi, fate quello che dovete fare.